Scambio tra forze di polizia e polizia locale, controlli delle aree sensibili con collaborazione interforze, impiego dell'esercito, mappatura del degrado. È l'obiettivo del patto siglato tra Viminale, Regione e ANCI, a Lecco, un'iniziativa pilota. Donatella Negri. Telecamere che rilevano le targhe dei veicoli in transito, collegate alla banca dati nazionale del Viminale, in dialogo fra polizie municipali e forze dell'ordine, permettono di individuare mezzi sospetti, intercettare ricercati. È una delle novità contenute nell'accordo per la sicurezza integrata tra Ministero dell'Interno, Regione Lombardia e ANCI, che sarà firmato a giorni. E non serve avere tutto l'alfanumerico della targa, basta avere anche solo due lettere, un numero, inserendolo nella blacklist, riusciamo a capire. A Lecco, dal 2015, il progetto pilota con 32 telecamere su ogni varco d'accesso alla città, percorso ogni giorno da 250.000 veicoli. Erano misure in qualche modo attese dai comuni. L'accordo quadro verrà sottoscritto nelle prossime settimane. Le singole prefetture nei capoluoghi daranno poi attuazione dei patti territoriali, ma non si parte da zero. Brivio è il sindaco, ma è anche il presidente di ANCI Lombardia e come tale ha partecipato alla stesura del corposo accordo. Condivisione delle tecnologie, potenziamento della polizia locale, strumentazione e formazione, coinvolgimento del volontariato nel recupero delle aree degradate. Abbiamo stanziato 1 milione di euro. Questo accordo ci dà la possibilità di velocizzare tutta l'operazione. E poi, per esempio, è previsto che se un sindaco chiede, dice io ho bisogno di militari, basta chiederlo e glieli manda. Oggi è tutta una procedura. Accordo che riguarda tutti i comuni della regione, anche i più piccoli.